Ci sono i sommozzatori della Guardia Costiera che sono già immersi perché in mattinata hanno individuato una rete che è stata abbandonata sul fondale, parliamo di circa 6 metri, quindi di piccole dimensioni. Quindi l'hanno individuata questa mattina, adesso sono tornati e stanno procedendo al recupero della rete perché è importante rimuovere questo strumento di pesca che innanzitutto continua a pescare in maniera passiva e quindi in maniera non selettiva continuerà a pescare finché è depositata e abbandonata sul fondale. Poi la rete è costituita da fibre plastiche, quindi è un rifiuto a tutti gli effetti e la rimozione è importante perché evita che ci siano effetti collaterali sul fondale, sulla fauna e sulla flora marina. Quindi la rimozione è in questo momento in corso e rimuovendo questo spezzone di rete si garantirà anche la sicurezza dei subacquei, dei tanti subacquei che in questo specchio di mare trascorrono dei momenti anche di sport e di spensieratezza. La rete sarà riportata a galla, agganciata a dei palloni, siamo su un fondale di circa 25 metri e quest'area ritornerà ad essere più pulita rispetto a quanto lo è stata in quest'ultimo periodo con la presenza di questa rete che fra un po' non ci sarà più.